Salario minimo sì, salario minimo no. Giusto o meno applicarlo? Siamo andati a chiederlo ai baresi e questo è sicuramente uno dei temi di più stretta attualità. Io sono favorevole. Perché? Perché penso che ci siano persone che sopravvivono con 3-4 euro all'ora ed è una cosa indignitosa. Per me dovrebbe essere almeno di 15 euro. Salario minimo favorevole in determinate fattispecie. In determinate fattispecie può essere una fattispecie utile, c'è un caso concreto, cioè, però una regola per tutti forse no. Bisogna applicare la contrattazione collettiva, quindi un giusto equilibrio. La paga! Solo quello, che io non ho né busta paga, non ho niente. Però è una cosa giusta secondo lei oppure no? No, è sbagliata. Favorevole. Perché? Perché esiste in tutta Europa, dove Nord Europa, diciamo. Quindi è giusto tutelare i lavoratori? Sì, sì, sicuramente. Ad avercelo un salario minimo sarebbe già una gran cosa. Credo che diciamo sia una questione di diciamo proprio evoluzione dell'uomo, cioè a un certo punto dell'evoluzione dell'uomo bisognerebbe stabilire certe cose che siano giuste per tutti quanti, il salario minimo è una di queste, è una questione. Mi sembra giusto, come si fa a dire di no? Come si fa? Un modo anche per adeguarsi agli altri paesi. Ce ne sono parecchi che ce l'hanno, ma noi innanzitutto lo dobbiamo adeguare agli italiani. Se ci fosse una petizione la firmerebbe, insomma. Vorrei prima capire come viene fatta questa petizione, che cosa dice. Io faccio l'avvocato, un brutto mestiere. Però comunque è favorevole.